Buongiorno, sono Stefano Botti, un allenatore professionista di cavalli puro sangue da galoppo. Siamo qua nel centro mio d'allenamento di Cenaia. Vengo da una famiglia di ippici, a partire da mio nonno, mio padre, mio zio e via andando, da mio fratello, mio cugino, tutti allenatori di cavalli. E ho iniziato la mia carriera facendo il gentleman rider, che sarebbe diciamo fantini pesanti e non professionisti, e arrivando ad oggi iniziando la carriera da allenatore. Qui nel centro di allenamento di Cenaia ci sono 115 cavalli, diciamo tutti i cavalli che si preparano per le corse diciamo di tutto l'anno e in tutta Italia si allenano tutti qua a Cenaia, dove ci sono due piste in salita, una in All Weather e una in Trucioli, e le piste sono molto simili alle piste di Newmarket e con la salita, e abbiamo avuto dei buoni risultati, si sono allenati dei campioni tipo Cracker Jack King, vincitore del derby, che potrete vedere le fotografie qua nell'ufficio, Cracker Jack King vincitore del derby del 2011, che purtroppo adesso è stato venduto in Inghilterra, e Cherry Collette, che è stata una cavalla molto buona e di cui sono molto affezionato, che avrebbe vinto la Regina Elena a Oaks e ha sfiorato diciamo la triplice corona, arrivando seconda nell'Idia Tesio, che è un gruppo 1, domenica scorsa alle Capannelle. E poi ci sono stati tanti altri cavalli che hanno vinto molte corse di gruppo. È un centro d'allenamento che sta dando degli ottimi risultati e ogni anno fortunatamente viene sempre fuori parecchi campioni. Negli anni questo posto si è sviluppato veramente grazie alla fiducia che mi ha dato mio padre e mio zio, e si è sviluppato in una maniera direi molto importante. E a parte le piste in salita, che secondo me sono molto importanti per l'allenamento dei cavalli, abbiamo delle giostre per il defaticamento dopo il galoppo, una giostra in acqua e molto importante un laboratorio di analisi dove ci può permettere di controllare i cavalli. Grazie a un personale scelto, e diciamo i risultati non vengono per niente, la struttura è molto importante, però dietro a questa struttura ci sono delle persone molto valide che ci lavorano, e negli anni ci sono stati dei risultati molto importanti, e diciamo che oggi è il centro d'allenamento, uno dei centri d'allenamento più importanti che ci sono in Italia. È molto importante in una scuderia del genere, con tanti cavalli, è molto importante un'alimentazione corretta, e anche perché ci sono delle piste veramente impegnative, e negli anni ho dato sempre molta importanza all'alimentazione, e diciamo che grazie a tutto questo sistema e grazie ai miei ho avuto anche l'opportunità di poter sperimentare degli integratori, dei mangimi e tutto quanto. E oggi mi trovo veramente molto bene con il mangime dell'Acme, l'Aminosport è un mangime che veramente ai miei cavalli gli ha fatto trovare una condizione ottima, sono tutti molto belli di condizione, muscolati, e poi ci sono stati fortunatamente anche tanti risultati. I cavalli non risentono delle corse, hanno dei tempi di recupero molto brevi, e è un mangime direi ottimo, perché mentre con tanti altri mangimi forse troppo carichi di grassi mi davano dei problemi muscolari e non ho avuto diciamo delle buonissime esperienze, mentre con questo mangime veramente i cavalli sono tutti in ordine,
e anche sotto il lato, diciamo, di analisi, i cavalli sono sempre a posto di muscoli, di globuli rossi, e direi che è un prodotto veramente ottimo. Abitualmente in una giornata normale l'alimentazione di un cavallo è composta da fieno di prima scelta, avena e logicamente i cavalli miei con un'aggiunta di aminosport. Noi in Italia abbiamo sempre avuto un po' la mentalità di vedere i cavalli tondi, forse un po' troppo grassi, e usavamo dei mangimi melassati dove mi hanno creato dei problemi a livello muscolare e a livello di emorragie. Ecco, i cavalli da corsa, da galoppo sono già predisposti da statistiche americane, l'80% dei cavalli sono predisposti a emorragie interne. E logicamente usando dei mangimi carichi di zuccheri, di melasso e diciamo, ai tempi indietro ho avuto dei problemi. Mentre oggi con l'aminosport i cavalli non rimangono giusti, tirati giusti, belli di condizione, però ho eliminato diciamo, problemi muscolari e di emorragie. Come nelle persone, ogni cavallo ha la sua alimentazione e cerchiamo di seguire tutti i cavalli ad hoc con la loro alimentazione più adeguata e a secondo, logicamente, dai loro problemi, dalle loro patologie. E grazie alla struttura nostra, che ci siamo organizzati con un laboratorio di analisi che riusciamo a vedere discorso della muscolatura e di tante altre cose e grazie a una collaborazione strettissima con l'ACME abbiamo trovato il punto giusto e l'equilibrio giusto per avere degli ottimi risultati. Salve a tutti, mi chiamo Claudia Basile, sono il veterinario che lavora qui presso il centro di allenamento della Dioscuri qua a Cenaia. Qui ci troviamo nel laboratorio di analisi che è circa 4 anni che è stato creato e diciamo che con l'introduzione di questo laboratorio ci sono stati notevoli vantaggi. E quando abbiamo cominciato a usare il nucleo dell'ACME ho fatto uno screening a campione dei cavalli per valutare sia l'attività enzimatica muscolare che la parte ematologica, per vedere se c'era una variazione con l'introduzione del nuovo nucleo. E, dopo circa un mese dall'introduzione del nucleo ho ripetuto le analisi a campione e diciamo che avevamo avuto un aumento della parte ematologica sia dei globuli rossi che del contenuto emoglobinico. E inoltre c'era stata una riduzione dei valori degli enzimi muscolari e questo è stato un ottimo risultato con l'utilizzo di questo tipo di nucleo, soprattutto in alcune femmine che spesso avevano il fenomeno del time gap e avevano difficoltà a prendere il grado di allenamento. Vorrei sottolineare l'importanza di un laboratorio di analisi all'interno di un centro di allenamento, in quanto permette di valutare sia lo stato fisiologico del cavallo, sia lo stato di allenamento e quindi di prevenire numerose patologie. L'utilizzo del laboratorio ha permesso di dare una valutazione individuale dei singoli soggetti e quindi a ognuno è stato possibile dare un'alimentazione specifica e anche questo grazie a un nucleo come l'Aminosport che ci ha permesso di coprire le varie necessità per ogni singolo cavallo. Infatti in base allo screening muscolare e ematologico è stata fatta una scelta ben specifica per ogni singolo soggetto. Grazie alla collaborazione con l'azienda è stato possibile trovare un razionamento ideale per le nostre necessità, sia per il tipo di lavoro ai quali i cavalli sono soggetti in questo centro di allenamento e grazie appunto anche allo screening ematologico.
In questa maniera appunto abbiamo trovato una quantità di amminosport ideale per le nostre necessità e andando oltre anche dei parametri classici che l'azienda appunto consigliava. E, sempre tenendo sotto controllo però l'aspetto fisiologico del cavallo che appunto non subisse dei danni invece che dei benefici. E, nei due mesi invernali durante i quali i cavalli hanno avuto una riduzione dell'allenamento abbiamo sospeso la somministrazione da amminosport e abbiamo notato un calo sia nell'aspetto fisiologico del cavallo sia nel rendimento sportivo. E quindi l'abbiamo reintrodotto poi nei mesi successivi gradualmente e hanno ripreso la loro attività agonistica regolare. Oltre ad essere un importante centro di allenamento è anche un importante centro di allevamento, sono presenti circa 30 fattrici dell'allevamento Deni che i cui prodotti poi andranno al velino fino ad arrivare alla doma. A causa della scarsità dei prati presenti in questa zona abbiamo chiesto collaborazione all'azienda per trovare un'alimentazione adatta alle nostre frattrici e ai foal e abbiamo introdotto nella loro alimentazione l'amino feed che appunto ci ha permesso di trovare un'alimentazione bilanciata sia per le fattrici in gestazione sia per i primi mesi di accrescimento dei puledri. È ovvio quanto sia importante l'alimentazione sin dai primi momenti di vita del puledro e durante i primi sei mesi dove abbiamo l'accrescimento del foal, anche perché questi saranno cavalli che successivamente verranno qui in allenamento e quindi è importante che abbiano terminato lo sviluppo muscolo-scheletrico. Visto che questi puledri poi diventeranno futuri cavalli da corsa, è importante che inizino la loro carriera agonistica con una maturità muscolo-scheletrica adatta, in modo da avere tutte le possibilità di diventare degli ottimi cavalli da corsa. Centro di allenamento Dioscuri è un centro di allenamento che nell'ultimo anno possiamo dire che ha vinto quasi tutto. Se non ha vinto tutto diciamo che non l'ho fatto per un'incollatura. Acme ha il piacere di avere collaborato sull'alimentazione con questo prestigiosissimo centro di allenamento. Devo dire che è stata una collaborazione molto facile per certi versi. Produttiva, perché qui si è verificata una vera e propria interazione tra gli allenatori, i veterinari del centro dell'allenamento e con la nostra azienda. Questo ha permesso di immaginare delle situazioni che difficilmente sarebbero state comprensibili e nello stesso tempo di trovare delle soluzioni a delle problematiche, devo dire, piuttosto comuni dei centri di allenamento dei cavalli puro sangue inglese. Questo centro di allenamento è dotato di strutture particolari, piuttosto professionali, in particolare di due piste dritte in salita, che permettono di sollecitare in modo particolare il puro sangue inglese e di portarlo a livelli di prestazioni e di allenamento veramente importanti. E a questo lavoro particolare, piuttosto intenso, ovviamente corrispondono delle esigenze alimentari del tutto particolari. E non dobbiamo dimenticare che qui iniziano a lavorare dei puledri, che ovviamente non sono ancora cavalli pienamente formati,
e devono sviluppare in particolare, maturare un apparato scheletrico e una muscolatura da cavallo adulto. Quindi gli obiettivi sono duplici. Da una parte dobbiamo produrre un animale da corsa ad alte prestazioni, ma soprattutto non dobbiamo romperlo. Qui ACME inizia ad alimentare dei soggetti molto giovani, intorno ai 2 anni di vita, che devono iniziare l'attività dell'allenamento mentre stanno ancora crescendo, mentre devono ancora formarsi. Quindi l'obiettivo principale è non provocare degli infortuni, ridurre il numero, prevenire gli infortuni. Nello stesso tempo dobbiamo consentire l'accrescimento delle masse muscolari, la mineralizzazione dello scheletro. Analizzando le problematiche più comuni di questi soggetti, siamo arrivati in collaborazione con l'allenatore Stefano Botti a identificare, a sviluppare un nucleo, un alimento ideale per questa fase di vita del cavallo da corsa. In particolare abbiamo giocato tutto sulla proteina, sulla qualità della proteina, ma direi ancora meglio sugli aminoacidi e sulla qualità degli aminoacidi. Questi puledri generalmente, non solo in questo centro di allenamento, ma in tutti i centri di allenamento, sviluppano sempre le stesse patologie, vanno incontro sempre le stesse problematiche, che sono legate all'acidosi muscolare, al time gap, quindi alle lesioni della muscolatura, che impediscono la regolarità dell'allenamento, che impediscono alla muscolatura di svilupparsi correttamente. Quindi abbiamo immaginato di razionare questi puledri con un'alimentazione che potenziasse al massimo la muscolatura, che la mettesse in condizione di sopportare questo intenso lavoro. Rompendo le tradizioni legate all'utilizzo soprattutto di fieno e di avena, ed esclusivamente di fieno ed avena, oppure di mangimi, come diceva Stefano Botti stamattina, molto melassati, molto grassati, abbiamo introdotto un nucleo ricchissimo di aminoacidi essenziali. Questo alimento si chiama Aminosport ed è unico per il contenuto di aminoacidi. Per ogni chilogrammo di prodotto vengono apportati 82 grammi di aminoacidi essenziali, in particolare con il 2,3% di treonina. Si tratta di caratteristiche assolutamente uniche sul mercato, non esiste nulla di simile. Questo consente alla muscolatura del puledro di svilupparsi in modo estremamente trofico. Si sviluppa una muscolatura molto potente in grado di superare e di sopportare questi carichi di lavoro che le vengono richiesti. Ma l'apporto di aminoacidi non è l'unica caratteristica dell'Aminosport, perché questo nucleo apporta anche probiotici. E per un motivo molto semplice, quando l'organismo sviluppa acidosi muscolare, l'acidosi muscolare va a alterare tutto il metabolismo. Sono soggetti che vanno incontro anche ad un'acidificazione dell'intestino, per cui salta la flora microbica intestinale. Allora l'apporto di probiotici serve a stabilizzare questa flora microbica, che è fondamentale per la regolarità delle funzioni intestinali. Inoltre l'esperienza ci insegna che la disidratazione è una delle problematiche principali non solo del puledro in allenamento, ma in generale del cavallo in attività agonistica. Quindi abbiamo inserito nell'Aminosport 25 grammi di elettroliti per ogni chilogrammo di prodotto. Questo consente di fornire un apporto costante e continuo di elettroliti e di prevenire la disidratazione di questi cavalli. Quindi Aminosport agisce non soltanto sulla muscolatura, non soltanto sull'intestino, ma agisce soprattutto sul sangue. L'emoconcentrazione deriva da una perdita di liquidi e da una perdita di elettroliti. Somministrando elettroliti con l'Aminosport noi manteniamo una buona fluidità ematica. Però parlando di sangue, nel caso dell'Aminosport troviamo, e questo ci viene confermato dal laboratorio, dei valori ematici assolutamente desiderabili in un cavallo da competizione. Troviamo dei livelli di emoglobina decisamente elevati, troviamo un numero di globuli rossi decisamente elevato. Allora, in sintesi,
Noi con l'AminoSport costruiamo una potente muscolatura, un ottimo trofismo muscolare, ma costruiamo anche le condizioni perché questa muscolatura venga ossigenata da un ottimo livello di emoglobina e da un elevato livello di globuli rossi. In altre parole, facciamo respirare adeguatamente questo motore potente. Questa mattina nell'intervista della dottoressa Basile abbiamo appreso che i soggetti allenati qui hanno reagito all'introduzione dell'AminoSport nell'alimentazione con un incremento dei globuli rossi e con un incremento del numero dei globuli rossi e con un incremento del valore percentuale di emoglobina. L'emoglobina è quel pigmento che trasporta l'ossigeno all'interno dei globuli rossi e quindi avere questi valori elevati di emoglobina e globuli rossi significa poter ossigenare molto bene la muscolatura, significa avere un metabolismo muscolare efficiente e quindi significa avere prestazioni in assenza di patologie muscolari. Quando abbiamo iniziato a razionare questi cavalli avevamo immaginato di arrivare al massimo a 1 kg di AminoSport per capo al giorno. Seguendo il centro di allenamento, seguendo i programmi di lavoro, essendo supportati dall'attività del laboratorio di analisi, abbiamo capito che potevamo spingerci più avanti, andare oltre i fabbisogni che venivano indicati dai test accademici sull'alimentazione e siamo arrivati a somministrare anche 1,5 kg di AminoSport al giorno. Senza provocare alcun problema di metabolismo, di sovraccarico epatico, di emoconcentrazione. Semplicemente abbiamo provocato molte vincite. È mia convinzione che a parità di tutte le altre condizioni, i cavalli alimentati con AminoSport abbiano molte più probabilità di vincere, perché il parametro percentuale di emoglobina e numero di globuli rossi si traduce esattamente in questo: prestazioni, velocità, recuperi rapidi, mantenimento della condizione di forma e soprattutto longevità agonistica, perché in assenza di patologie il soggetto è più longevo da un punto di vista agonistico. Ecco, vorrei comunicare ai telespettatori di Class Horse TV che chi sceglie di lavorare con Acme non fa solamente una scelta di prodotto, ma sceglie di lavorare con un'azienda di professionisti in grado di seguire e soddisfare le esigenze di diversi centri di allenamento, che non saranno tutti identici a Cenaia, ognuno avrà le sue particolari caratteristiche, avrà le sue particolari esigenze, ma Acme sarà in grado di analizzare queste esigenze, analizzare queste situazioni e dare delle risposte professionali per portare al palo il maggior numero di cavalli.